Abzu è uno di quei titoli che sicuramente nel tempo entrerà a far parte di un'elite di quei titoli indipendenti, meditativi e contemplativi. Andiamo a scoprire perché nella nostra video recensione. Il gioco è spesso affiancato a dei capolavori come Flower e Journey, perché nel team di Giant Squid, che questo rappresenta il loro primo lavoro, vi è la persona di Matt Nava, che appunto nei Death Game Company aveva svolto il ruolo di art director nei due giochi citati precedentemente. Artisticamente, quindi, è abbastanza facile aspettarsi delle analogie, soprattutto con Journey, quell'avventura pubblicata su PlayStation 3 e PlayStation 4. Però non rappresenta la medesima esperienza a livello di gameplay, a livello di meccaniche e a livello anche di tematiche trattate. Il titolo, come molti di quei giochi indipendenti che non si focalizzano tanto sulla trama e sulla narrazione, inizia semplicemente, non si sa chi siamo, non si sa perché lo siamo, non si sa neanche se siamo degli esseri umani o qualcosa di vagamente umanoide. Però ci ritroveremo in questo oceano, ci verranno dati subito dei rapidi controlli per il movimento all'interno dell'acqua e poi via. Si andrà nella libera esplorazione di questo oceano che solo apparentemente sarà vuoto e privo di vita, ma che col proseguire si aprirà a proprio un'esplosione di colori e creature marine finemente ricreate anche comunque nella loro catena alimentare, perché tutte le varie razze acquatiche che ci sono all'interno di Abzu, tutte seguono comunque il loro ciclo vitale. Infatti troveremo comunque banchi di pesci che si muoveranno a gruppi di centinaia piuttosto che predatori solitari a caccia di animali, cioè di pesci più piccoli, oppure troveremo anche mastodontiche creature come possono essere le megattere, le balanotte azzurre, i capodogli o anche i buffissimi squali balena che andranno in giro con la bocca aperta a mangiare plankton, aiosa e via. È un titolo che ovviamente punta molto sull'aspetto contemplativo, sull'aspetto artistico. E specialmente sull'aspetto contemplativo, in quei frangenti in cui potremmo andare proprio fisicamente a sederci su un totem e lasciare che l'azione di gioco si sposti sull'esplorazione semplicemente delle varie creature marine, perché appunto potremmo spostarci tramite la levetta analogica sulle varie creature con tanto di nome, quindi potremmo anche andare a scoprire varie specie acquatiche. È possibile anche imparare qualcosa a livello proprio di fauna acquatica. Ovviamente ha una trama, una narrazione, un percorso che prevede un inizio e una fine, e ovviamente questo percorso narrativo non viene spiegato in alcun modo, e starà a noi, attraverso varie run nel corso del gioco, andare a carpire i vari dettagli e essere attenti su tutti gli elementi visivi che vanno poi a raccontare questa narrazione senza parole, appunto. E quindi rappresenta uno di quei titoli che, come ne abbiamo già visti tanti, come può essere appunto già Flower o Journey, oppure il precedente Inside che abbiamo visto da poco, sono quei titoli che vanno rigiocati più volte per focalizzarsi maggiormente su un aspetto piuttosto che un altro, perché comunque qui in questo Abzu la prima giocata, che comunque sottolineiamo ha una longevità di 2-3 ore al massimo. In una prima giocata resteremo completamente stupefatti da questa vita che ci sarà all'interno dell'oceano. Saremo stupefatti dalle architetture che vedremo, dalle sensazioni visive e sonore che andremo a incontrare in questa avventura. E poi comunque in varie run ci andremo a focalizzare su un aspetto come può essere piuttosto l'esplorazione delle varie vite e specie acquatiche, piuttosto che la narrazione in sé per sé. Quindi sono quei titoli che, ok, durano 2 ore, ma che comunque non è che si giocano e basta una volta, ma vanno ripresi più e più volte, che anzi, più li si riprende e più ci si accorge di dettagli che a prima vista erano sfuggiti. È un titolo che sicuramente non è per tutti, perché appunto chi cerca l'azione, la frenesia e vuole essere, diciamo, accompagnato per mano, troverà in Abzu una delusione più totale. Ci sarà anche chi andrà a criticare il prezzo proposto a 20 euro su PlayStation 4 e per ora in sconto su computer disponibile a circa 16 euro. Però appunto sono prezzi che sono giustificati dal fatto che comunque non sono avventure che si devono rivivere una volta sola, ma comunque vanno riprese più volte nel tempo. Appunto sono opere meditative, contemplative, con una forte componente artistica, quindi appunto ribadiamo non per tutti. Ma per coloro che sanno apprezzare questo genere di produzione, Abzu risulta assolutamente un titolo consigliatissimo proprio su tutti i livelli, e anzi è proprio uno di quei titoli da godere una sera in casa senza nessun programma, senza nessuna distrazione, ma anzi, godersi il gioco con
l'oscurità più totale, ho un bel paio di cuffie oppure un bel impianto surround da godere solo tutti in un fiato. Quindi ribadiamo, non possiamo che consigliarvi questo Abzu, sottolineando però se vi piace il genere. E come sempre noi comunque vi invitiamo a leggere anche la recensione testuale che trovate qui sotto, che va a vedere anche altri aspetti del titolo. E non possiamo che lasciarci così e invitarvi a buttarvi in questo oceano vibrante e veramente spettacolare. Comunque vi ricordiamo come sempre di lasciarci un feedback, un like, un commento, condividere eccetera su questo video, sul video di un minuto, sulla recensione testuale. E da Tedesco Giulio per Rito.com è tutto, un salutone e alla prossima recensione. Ciao!